La ricerca neurobiologica, clinica e preclinica occupa un posto importante nelle attività del nostro istituto. Le attività svolte all'interno dei laboratori coprono sostanzialmente tutte le principali linee di ricerca del nostro istituto, le ricerche che vengono condotte quindi vengono applicate alle malattie neurodegenerative, sostanzialmente Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, fino alle malattie cerebrovascolari e alle cefalee. Le metodiche utilizzate nei laboratori sono quelle impiegate comunemente nei laboratori più avanzati, quindi metodiche di biologia molecolare ad ampio spettro, neurochimica, neuroimmunologia, citologia e neuroanatomia. Attraverso le ricerche che conduciamo nei nostri laboratori, i nostri ricercatori cercano quindi di aprire delle finestre attraverso le quali capire qualcosa in più sui meccanismi che sono alla base delle malattie, con l'obiettivo ben chiaro in mente di acquisire informazioni spendibili poi ai fini diagnostici o terapeutici e quindi trasferibili direttamente a beneficio del paziente. Questo nell'ottica di quella che si definisce ricerca traslazionale, che rappresenta un elemento cardine dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come appunto il nostro istituto Mondino. Tra le peculiarità appunto della ricerca neurobiologica nell'Istituto Gomel Mondino c'è proprio la stretta vicinanza col paziente, la collaborazione con il neurologo clinico, e consente di studiare direttamente questi aspetti nel paziente, magari attraverso un semplice esame del sangue, che ha consentito in anni recenti ai nostri ricercatori di ottenere informazioni molto importanti, che hanno per esempio permesso di verificare come alcune alterazioni tipiche del cervello delle aree colpite dalle malattie quali Alzheimer e Parkinson, per esempio, si possono osservare anche in cellule del sangue come linfociti e piastrine, che sono facilmente ottenibili e studiabili, molto più di quanto non sia possibile fare con il neurone. Per quanto riguarda infine l'area più propriamente sperimentale, attraverso una collaborazione in atto con l'Università di Pavia siamo in grado di spingerci un pochino oltre. Abbiamo quindi messo a punto dei modelli animali di malattia che replicano le caratteristiche principali di alcune malattie che per noi sono particolarmente importanti, come la malattia di Parkinson, appunto, le cefalee o le malattie cerebrovascolari. Utilizzando questi modelli un po' più raffinati, un po' più che vanno nel dettaglio, abbiamo potuto chiarire alcuni aspetti importanti anche qui della patogenesi e fisiopatologia della malattia, ma soprattutto siamo riusciti a sperimentare dei trattamenti innovativi di tipo farmacologico o non farmacologico, sempre con l'obiettivo finale a cui tendiamo, cioè quello di trasferire queste conoscenze alla cura del paziente neurologico.